Anche in questa domenica ritroviamo il nostro amico e biblista, Padre Ernesto Della Corte. Ciao Padre Ernesto, benvenuto. Buona Pasqua della settimana, buona domenica a tutti quanti voi. Buona Pasqua della settimana anche a te. Siamo in realtà alla fine dell'anno liturgico e la Chiesa oggi ci fa ascoltare la prima parte del discorso escatologico di Gesù, dopo la questione della volta scorsa che riguardava la morte, quindi andiamo avanti in questo itinerario. Sì, diciamo innanzitutto ai nostri amici e alle nostre amiche che il discorso che fa Gesù oggi è la prima parte, come dicevi tu, perché la seconda parte l'abbiamo letto durante l'Avvento, quindi all'inizio dell'anno. In questo senso abbiamo iniziato con questo discorso e terminiamo con questo discorso. Vorrei subito tranquillizzare tutti i nostri amici e le nostre amiche dicendo, quando si legge questo discorso, in qualunque dei tre Vangeli lo si legga, non bisogna mai prendere in modo letterale tutte le espressioni che ricorrono, perché questo è un testo cosiddetto apocalittico, cioè rivelativo, e usa un modo di parlare, di esprimersi, che è molto lontano dalle nostre caratteristiche, per cui non dobbiamo temerlo, né dobbiamo pensare a tutto quello che di terribile può dirci. Anzi, in Luca è interessante notare, prima del capitolo 21, versetti 5-38, noi abbiamo un episodio che è davvero importante e che purtroppo la liturgia non ci riporta perché parte direttamente da questo discorso della caduta di Gerusalemme, che è l'episodio della icona della povera vedova. Questa donna che getta nel tesoro il famoso gasofilacio, getta tutto quello che lei possiede per offrirlo per il tempio, per la povera gente, per il culto. Ora, questo brano è davvero interessante perché Gesù è lì con i suoi discepoli, proprio nell'atrio del tempio, e sta guardando che cosa succede. La scena fa vedere molti ricchi che gettano le loro offerte nel tesoro, questa donna gli getta soltanto due spiccioli. Gesù ne approfitta, guardando questa donna, per dire: in verità io dico a voi, questa vedova così povera ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere. E questo versetto, quando lo leggiamo nel testo greco di Luca, dice: tutto quanto aveva, gettò la sua vita, richiamando davvero qualcosa di importante. Questa donna profetizza quello che fra poco farà Gesù. Questa donna è profezia dell'offerta che Gesù farà dalla croce. Ma Gesù l'aveva già detto quando abbiamo iniziato il viaggio: se qualcuno vuole venire dietro di me, prenda la sua croce, rinneghi se stesso ogni giorno e mi segua. Quindi era un discorso che già aveva fatto, le famose clausole di cui Luca ci aveva detto. Quindi la radicalità di questa donna ricorda per un verso la radicalità che Gesù vive sulla croce e la radicalità che devono vivere un po' tutti i discepoli. Quindi direi che guardando a questo discorso con questa chiave di lettura della donazione, allora davvero forse entreremo molto meglio in questo discorso. Questa è la chiave di lettura, ecco, che vorrei dare ai nostri lettori. Questo discorso certamente è stato scritto dopo il 70. Il 70 è una data importante, è la caduta del Tempio di Gerusalemme, l'orgoglio di Gerusalemme, quel tempio bellissimo, solo a vedersi, magnifico nella sua maestosità, rappresentava il cuore della fede ebraica. Ebbene, Luca scrive certamente dopo che questo tempio è stato distrutto e il discorso vuole riprendere esattamente tutto questo. Da che cosa nasce questo discorso dove troviamo accenni ai tempi di guerre, di divisioni, di terremoto, di carestia, di catastrofi cosmiche addirittura? Uno leggendo pensa al futuro e invece il testo è una chiave di lettura su quello che avviene oggi. È oggi che avviene tutto questo. Oltre 10-12 mila morti. All'improvviso la natura si riprende quello che noi le stiamo sottraendo. Davvero la nostra vita è di una precarietà enorme. Il testo del discorso dunque ci ricorda
esattamente nasce da una convinzione che la storia cammina sotto la guida di Dio. Noi siamo in una corsa meravigliosa, non verso la fine, lo dicevamo anche domenica scorsa, ma verso il fine. Quindi va usato l'articolo maschile al singolare e non l'articolo femminile. La storia ha un termine, c'è una salvezza piena, viva, che davvero ci sta venendo incontro. Allora le delusioni, le continue contraddizioni della storia non possono distruggere e demolire la speranza. Anzi, Gesù ci insegna che nell'altra fila della vita noi siamo chiamati a purificarci. È così che egli ci insegna ad accogliere la salvezza. Quindi, al di là del tempo presente, noi dobbiamo guardare oltre, aprire gli occhi dei sensi interni per vedere che Dio opera e deve operare. Anche l'uomo, ce lo ricorderà poi dopo Paolo. E cosa fa questo discorso che noi chiamiamo apocalittico, dunque rivelativo? Ci invita oggi, a noi cristiani, quando siamo coinvolti nelle persecuzioni, pensiamo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle della Siria, pensate ai paesi del mondo dove si muore per la fede cristiana, quando siamo amareggiati anche dall'odio del mondo, Gesù ci invita a rinnovare la nostra fiducia nella promessa di Dio. Dio non delude. È un Dio che ci invita a non preoccuparci, ma a perseverare, questo bellissimo verbo, nelle scelte di fede. Perseverare. Perseverare significa tenere la barra dritta, avere davanti a sé davvero quel primato della vita spirituale, rinnovare la nostra fiducia nella promessa di Dio, soprattutto non cadere nei compromessi. Gesù ci ha detto addirittura in questo discorso oggi: neppure un capello del vostro capo perirà. Un'espressione con la quale Gesù ci vuole insegnare che siamo nelle mani di Dio, quindi non dobbiamo temere. E allora questo discorso, per dirlo in modo più semplice, è un intreccio molto bello di notizie e di avvertimenti. Quali sono le notizie che ci dà Gesù? Beh, queste notizie riguardano i falsi profeti. State attenti, dice Gesù, abbiate discernimento, perché verranno falsi profeti che pretendono di parlare a nome di Gesù e che assicurano che la fine è vicina. Ci sono tante sette che davvero continuamente dicono che la fine del mondo è vicina. Le guerre, le rivoluzioni, popolo contro popolo, regno contro regno. Bene, tutti questi avvenimenti, eresie, guerre, persecuzioni, dice Gesù, non esauriscono il panorama della storia, né le sue contraddizioni. Gesù li considera come situazioni ricorrenti. Ogni epoca storica ricorda questi cataclismi, queste rivoluzioni, queste guerre, queste eresie. Sono situazioni in cui ogni discepolo deve essere pronto ad affrontare. Oserei dire quasi che è una costante, no? C'è un mondo del male, un mistero del male che continuamente ci viene incontro. Gesù ci dice: quella è la condizione in cui dovete vivere, perché la persecuzione, il momento in cui c'è questa lotta contro tu che credi, è il luogo dove tu devi perseverare e affinare la fede. Quindi non dobbiamo temere. Ecco la notizia, le notizie. Poi ci sono degli avvertimenti, sono pochi, sono semplici, in cui Gesù ci dice innanzitutto di non lasciarci ingannare. Bisogna essere davvero molto furbi, come i serpenti, direbbe Matteo. Non lasciarci ingannare, non lasciarci nemmeno terrorizzare. E nemmeno dobbiamo preparare la nostra difesa quando noi siamo portati davanti ai tribunali per rispondere della nostra fede. Perché questo? Perché c'è tutto un valore positivo in questo discorso. Gesù dice che il vero discepolo rimane ancorato alle parole sue e non ha bisogno di altro. Lo Spirito vi dirà tutto ciò che dovete rispondere. Per cui le novità non ci devono attirare. Noi dobbiamo cedere alle previsioni di chi pretende di conoscere il futuro e di dirci con certezza che cosa avverrà. Noi abbiamo
una stella meravigliosa che ci orienta, la nostra stella polare, che è Cristo. Le sue parole davvero ci fanno da guida. E allora, di fronte alle guerre, alle paure, di fronte a tutto quello che ci può angosciare, la mancanza di lavoro oggi, la povertà, la miseria, le brutalità degli uomini, la prostituzione delle bambine, davvero c'è un mondo che ci scandalizza continuamente. Noi non dobbiamo lasciarci angosciare. Il vero discepolo non si fa illusioni, non cade in facili ottimismi. Dobbiamo rimanere fondamentalmente sereni e fiduciosi. Perché? Perché le persecuzioni, le divisioni, lo stesso odio del mondo non sono il segnale di un immediato termine del mondo, sono invece quelle occasioni per dare testimonianza e perseveranza. Il Papa, subito dopo quel terribile tifone, ha stanziato subito una cifra di denaro per quella gente, nelle traversie, nei momenti di dolore, nei momenti in cui un fratello e una sorella soffrono, noi dobbiamo reagire con la testimonianza, con la condivisione. Siamo famiglia. Il mondo è davvero la nostra casa. Quindi non sono lontane le Filippine, sono vicino a noi e noi dobbiamo essere vicino a loro. Per cui non dobbiamo temere, ma vivere sereni e fiduciosi, condividere anche la morte, condividere la malattia, condividere la tragedia. Davvero il Signore Gesù, in questo discorso che chiude il nostro anno, vuole riportarci una certezza. Il figlio dell'uomo, cioè lui, sta velocemente venendoci incontro. Noi non sappiamo oggi, domani, fra 1000 anni, non importa. Una cosa importa è che lui sta per venire. Per cui tutti questi fenomeni presenti nella storia ci ricordano quello che è il nostro impegno. Allora, come dire, il tempo presente è un tempo di occasioni salvifiche da parte di Dio. Noi non dobbiamo appesantire il cuore, non dobbiamo vivere nel terrore, perché il ritorno del figlio dell'uomo non arriverà con una sorta di avviso o di dispaccio dell'ansa, verrà all'improvviso. All'improvviso il figlio dell'uomo verrà a raccoglierci. Che cosa importa in questo tempo prima del termine della storia e del compimento? Importa avere gli occhi aperti, stare svegli, essere attenti e soprattutto non lasciarsi sorprendere, quindi vigilare, perché davvero, direi, questo discorso ci insegna che questo tempo deve diventare il tempo opportuno. Allora, credo che le parole di Luca, di questo meraviglioso discorso, no? Quel io metterò sulla vostra labbra la parola, quel io di Dio, di Gesù che ci è sempre vicino, no? E allora, come dire, potremmo dare delle indicazioni ai nostri amici per questa domenica. Innanzitutto, Gesù ci esorta a discernere tra i molti segni, tra le molte parole, tra le molte persone. Noi dobbiamo imparare a percepire la presenza di Gesù nella storia, perché c'è un inganno che non è mai esterno alla comunità, ma sembra strano, è all'interno della comunità. E allora la fatica dell'attesa, la fatica di aspettare il Signore, ma non dobbiamo farlo perdendo tempo, quindi non dobbiamo pensare di camminare nel buio. E l'altro consiglio che Gesù ci dà oggi è, dicevo, la perseveranza, perché la fede potrebbe essere entusiasta all'inizio del cammino. Poi dopo, quando c'è la fatica della quotidianità, c'è l'insuccesso, il fallimento reale o apparente che possa essere, c'è la tentazione, come diceva Luca, di girare lo sguardo e di arretrarsi, quindi di abbandonare il solco che stiamo scavando con l'arato. Allora, proprio in questo momento, direi, pure quando manca l'emozione, noi dobbiamo avere una fede forte, una fede vigilante, a fede di chi sa che nulla come dire, non è sotto il controllo di Dio. Ogni cosa è nelle mani di Dio. E noi dobbiamo ricordarci che Lui vuole il nostro bene. Per cui, perseverando nella fede, noi facciamo un cammino di crescita. Che cosa consiglierei? Beh, certamente in questo cammino avere la capacità dallo Spirito di entrare dentro di sé e di guardare
quelle zone che ognuno di noi ha aride, passioni, ansie, preoccupazioni, rabbie, rancori. Ecco, davvero pacificarci, lasciare che il Signore ci pacifichi. Seconda cosa, direi ai nostri amici, dobbiamo vivere con intensità il presente. È il tempo della responsabilità questo. Non possiamo fuggire né preoccuparci. Dobbiamo collaborare con Dio per un mondo migliore. Dobbiamo credere che il Signore stia venendo sul serio, quindi è presente nella nostra storia. Allora dobbiamo cogliere non le foreste che cadono, ma i germi di bene, come quei polloni di cui ci parlerà Isaia nell'Avvento, no? Il Signore mette sempre dei piccoli germi, e il germe non fa rumore. Dobbiamo imparare a discernere questi meravigliosi germogli del bene nella storia. E in ultimo, dobbiamo essere un po' profetici come quella vedova. Ecco che ritorna l'immagine di questa vedova, no? Dobbiamo imparare a gettare via tutta la nostra vita, nel senso più bello, cioè a impiegarla per vivere bene con le persone che ci circondano, per fare del bene, per vivere davvero in solidarietà continua con chiunque Dio ci fa incontrare. Padre Ernesto, le tue brevi lezioni non sono da interrompere, questo ormai insomma si è capito, però alla fine ti voglio almeno porre una domanda, perché comunque tu hai anche attualizzato il Vangelo del giorno e Sì. hai parlato di questa tragedia che ha colpito le Filippine con tantissimi morti. Certo. Si deve perseverare nella fede, si deve perseverare nella preghiera, nella testimonianza. Secondo il disegno divino, quale spiegazione c'è a questa tragedia? Perché sicuramente tanta gente se lo chiede. Ma noi non dobbiamo pensare che Dio stia lì alla finestra e che quando poi decide ci manda un tifone, ci manda un terremoto. Il Signore ha raccolto delle leggi che sono nell'universo e ha dato all'uomo, come ci ricorda Genesi, delle responsabilità. Tante volte le vittime che noi contiamo sono più vittime della miseria che provoca l'uomo, di baracche fatiscenti, di coste dove vengono inquinati i fiumi continuamente. Io vorrei ricordare, venendo dal mondo scientifico, prima che io diventassi sacerdote, pensate ad esempio ai grandi fiumi come non vengono rispettati, alle grandi dighe che noi facciamo, oppure quando vogliamo spingere la natura a produrre sempre di più soltanto per il Dio denaro, noi togliamo alla natura la sua bellezza e anche la sua sicurezza. E allora le coste vengono erose, i deserti avanzano, l'inquinamento diventa pesante. Io credo che la maggior parte delle vittime siano sempre per colpa della miseria dell'uomo, dell'egoismo. Noi non dobbiamo pensare che Dio si diverte in questo, no. È un Dio che ci è accanto in quel momento. Ha dato delle leggi all'universo, ha dato una responsabilità a noi uomini e noi dovremmo fare in modo che queste tragedie non succedano con la tecnologia, avvisando. E quando sono successe, perché possono sempre avvenire queste tragedie, dobbiamo essere solidali. Dobbiamo pregare per i morti e dobbiamo soprattutto pensare ai vivi che hanno fame, che hanno sete, che vogliono condividere con noi le risorse della terra. Io credo che davvero, come ci insegna la Chiesa, la tragedia più grande è sempre il peccato, quando chiude il cuore dell'uomo al proprio egoismo, al proprio tornaconto. E direi che nessuno di noi è esentato da questa pagina dolorosa. Quindi preghiamo davvero perché il Signore tocchi il nostro cuore e ci faccia essere davvero, come dire, solidali, perché la vera tragedia è quando il cuore dell'uomo si chiude al bisogno del fratello. Allora vale tanto di più il perseverare nella testimonianza per noi che siamo qui e comunque possiamo dimostrare la nostra vicinanza, almeno con la preghiera, a queste popolazioni. Stando attento alla seconda lettura con cui vorrei chiudere oggi, Anna Maria, Sì. perché nella seconda lettura Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, ci ricorda di non avere falsi spiritualismi. C'è gente che dice: ora mi siedo qui e mi metto solo a pregare. Sì. No, noi dobbiamo attendere il Signore pregando, direbbe San Benedetto, ma anche lavorando. Chi non lavora neppure mangi. Perché c'è gente che, come dire, vive sulle spalle degli altri. Ognuno di noi deve dare il suo contributo. In questo senso, l'attesa del figlio dell'uomo che arriva deve essere un'attesa feconda, operante. Non possiamo fermarci e dire aspettiamo che il Signore viene, tanto ce l'ha pronto. Pregando. Nel frattempo dobbiamo non solo pregare, ma agire, vivere, condividere, perché davvero nella vita come nella morte questa storia ci vuole responsabili.
andiamo incontro, cioè con responsabilità, a questo momento in cui lo vedremo faccia a faccia. Ed ecco quindi testimoniamo con la vita stessa. Anche per oggi sta per terminare l'anno liturgico, lo dicevamo all'inizio, padre Ernesto. Come ci Sì, prepariamo a questo nuovo anno allora? prepariamo con domenica prossima, quando festeggeremo la festa di Cristo Re, Signore Re dell'Universo, e subito dopo cominceremo davvero con l'avvento di nuovo. L'anno liturgico ci esorta ad allenarci, perché davvero dopo questo Vangelo di oggi noi dovremmo dire basta parlare della fine del mondo, nessuno di noi sa quando il mondo e la storia arrivano al termine. Il Vangelo di oggi ci ricorda che la nostra vita quotidiana è il tempo della faticosa eppure beata e salvifica perseveranza. Dobbiamo vivere davvero gustando questa vita e costruendo una vita migliore per noi e per tutti quelli che ci stanno vicini e soprattutto per quelli più poveri che hanno bisogno del nostro aiuto. Se viviamo così in vita e morte, noi siamo davvero in quel fascio di luce che davvero ci proietta in quel cuore di Dio. Le tue parole sono sempre consolatrici, ti ringraziamo per questo a nome di anche di chi insomma ci segue da casa, perché tanti sono i riscontri, Sì, padre Ernesto, quindi ringraziamo. approfittiamo di questa occasione. Ringraziamo tutti quelli che ci scrivono e che dicono parole bellissime, ma io dico sempre, ricordatevi, tutto quello che scrivete di bello di noi dovete dirlo di Dio, perché noi siamo solo strumenti e spesso anche inutili. Grazie Tu il miglior strumento nelle mani di Dio. Grazie a te, padre Ernesto. a voi, ricordiamoci una preghiera. Un abbraccio. Sempre. Buona Pasqua della Ciao. settimana ancora una volta a Padre Ernesto e alla prossima. Grazie.